lascia che io sia il tuo brivido più musica, grande. Spettacolo e solidarietà, ingredienti di una ricetta che si rinnova di anno in anno, ma che ogni anno conferma tutto il suo successo. Sul palco allestito nel palazzetto dello sport di Andria è andata in scena ieri la seconda ed ultima serata del Cantacamaggio, la kermesse musicale organizzata dalla parrocchia Santa Maria Addolorata alle Croci e l'oratorio Sant'Annibale Maria di Francia con il patrocinio della città di Andria. Tanti gli ospiti illustri di questa ventesima e, secondo le parole dell'ideatore della manifestazione, Don Riccardo Agresti, probabilmente anche ultima edizione. Dal giornalista Michele Cucuzza, che ha presentato le due serate, al comico Roberto Ciufoli, che ha convinto tutti con la sua simpatia, e poi a Medeo Minghi, Annalisa Minetti, Sebastiano Somma, Loredana Cannata, Pier Davide Carone, Jonis Bashir, tutti uniti per la solidarietà e per un progetto ambizioso, Ponti tra carcere e mondo, che sostiene i detenuti e le loro famiglie a livello economico e spirituale con il contributo della Caritas diocesana e italiana. Due le categorie in gara, editi, con tre partecipanti per la categoria 14-18 anni, tre per la categoria 19-25 e tre infine per la categoria 26-30 anni, e poi inediti, con altri tre partecipanti. A trionfare ieri sera, nella categoria giovani, è stato Giuseppe Luzzi, mentre la categoria adulti è stata vinta da Francesca Lamberti, anche se la vera e unica vincitrice è stata, come sempre, la solidarietà. Posso farti una domanda? Assolutamente, anche intanto quello che ci hai donato è tanto, tanto, ma quanto la fede ti illumina nella tua vita? Quanto? Io vorrei che i ragazzi aprissero bene le orecchie in questo momento, ragazzi, lo dico a tutti quanti voi. Molto spesso ci si sente bigotti a dire io credo in Dio, non fatelo e non pensatelo, perché a me Dio ha risolto nuovamente la vita, sapete? Mi ha riabilitato alla vita. Bello. Avere fede vuol dire non domandarsi più perché, giustificare quel dolore che fino a quel momento ti aveva tanto fatto male. La sofferenza Dio mi ha insegnato che era diventata finalmente la mia migliore compagna di vita, la mia formatrice, colei che oggi mi ha reso donna. Ho i brividi.